questa è una bellissima storia, quella che sto per raccontare, perché camminando voglio raccontare la storia di Alessandro Ferrara, che nel 2024, per la stagione del 2024, farà la 600 Pro. Alessandro, sei un pilota sardo? Sì. Di Cagliari? Sì. Che nel 2024 ti sei iscritto nel Trofeo Italiano Amatori. È una passione quella tua del motociclismo che viene da lontano, viene dal tuo padre? Da mio padre. E però anche da tuo fratello. Trasmessa, sì. Mi ha insegnato mio fratello ad andare in moto. Uh-huh. Vabbè, anche mio padre ovviamente, però mio fratello ha fatto più perché ha avuto molta esperienza, ha corso il campionato italiano. Comunque avendo più esperienza, comunque si è insegnato un po'. Ti sei iscritto nella 600 Pro, stessa categoria che tuo fratello Roberto ha fatto nel 2021 e ha vinto. Esatto. Quindi c'è nel sangue. Che consigli ti ha dato il tuo fratello? Di andare forte. Beh, e poi i segreti. I segreti per vincerlo questo campionato. Quelli non ancora. Quindi sono ancora troppo lento per quelli. Che moto hai? Yamaha R6, che tra l'altro è quella che ho usato nel 2021. Con qualche modifica? No, lo scarico cambia, ma è uguale praticamente. In poche parole è quella la moto. Mi raccontavi che in Sardegna non ci sono tante piste, c'è solamente Mores. Sì, esatto. Quindi no, è la proprio prima volta, hai fatto delle pistate al Mugello, è un mondo nuovo questo che affronterai quest'anno. Con che spirito lo affronti? Lo spirito sardo. E qual è? Spero comunque sia quest'anno lo sfrutto per andare, per fare esperienza, non di sicuro per vincere, se c'è la vincita ben venga, però comunque sia il mio obiettivo è fare esperienza, che tanto essendo il primo anno ho un sacco da imparare. Senti, allora quest'anno noi avremo Cremona, Vallelunga, Misano, Mugello. Qual è il circuito che più ti preoccupa? Mugello. Perché? Perché non ho motore. Motore, la moto originale. Qual è invece il circuito che invece ti dà più soddisfazione, anche se qualcheduno mi ha detto e non ci ha girato? Però la sensazione, avendolo studiato un po'. Sensazione, il disegno, parer mio, la migliore misa. E il tuo babbo? Omar che ti ha trasmesso questa passione, cosa ti dice? Mi dice di fare del mio meglio, sì, a pensare ad andare forte. E questa stagione che obiettivi ti dai? L'obiettivo di non arrivare ultimo. No, dai, ultimo no, però spero di imparare tanto. Comunque sia, sto girando con gente che sa andare in moto, spero di imparare molto veramente.